Esercizio libro Romeni numero 79. C'è un ascensore e attaccato al soffitto dell'ascensore c'è un dinamometro, questo, tarato in Newton, che sorregge un oggetto di massa 2 kg. Stabilisci che cosa indica il dinamometro nei seguenti casi. I primi due, l'ascensore sale e scende a velocità costante di 3 metri al secondo. Nel terzo caso, l'ascensore accelera verso l'alto con 10 metri al secondo quadrato. Nel quarto caso, l'ascensore per i primi 2 secondi sale a velocità costante 10 metri al secondo. Poi, nei successivi 2 secondi, l'ascensore rallenta, perde questa velocità e si ferma, riducendo uniformemente a zero la sua velocità. C'è da descrivere ciò che misura il dinamometro, quindi quanti newton ne segna nell'intervallo di tempo tra 0 e 4 secondi. I primi 2 casi sono semplici, la velocità è costante, non c'è accelerazione. Potremmo anche utilizzare direttamente il principio di inerzia senza fare tanti calcoli. Il principio di inerzia afferma che all'interno dei sistemi di riferimento inerziali, qui ho sbagliato a scrivere, non è il principio di inerzia, è il principio di relatività di Galileo. All'interno dei sistemi di riferimento inerziali, come è l'ascensore che viaggia in alto e in basso a velocità costante, tutto va come se il sistema fosse fermo. È il famoso esempio della nave di Galileo. Dall'interno della nave non c'è modo di capire attraverso fenomeni fisici o esperimenti di qualunque tipo se la nave sta ferma oppure si muove. Quindi tutta la fisica va come se la nave fosse ferma. Qui la stessa cosa con l'ascensore. Siccome l'ascensore sale a velocità costante di 3 metri al secondo o scende a velocità costante di 3 metri al secondo, allora è un sistema di riferimento inerziale e all'interno dell'ascensore non c'è verso di capire se l'ascensore si muove oppure sta fermo. La stessa cosa accade se la velocità fosse di 10 metri al secondo. Come dice Galileo, fate muovere la nave con quanta si voglia velocità. Quindi non è importante se va veloce o se va piano, l'importante è che la velocità sia costante. Quindi se tutto va come l'ascensore fosse fermo, vuol dire che l'oggetto visto dall'interno dell'ascensore rimane fermo. E rimane fermo vuol dire che le forze sta in equilibrio, quindi le forze su di lui si annullano. La forza elastica è uguale alla forza peso. La forza peso è 19,6 N perché l'oggetto ha massa 2 kg, la forza elastica pure vale 19,6 N. Questo è il punto di vista interno dell'ascensore che si sta muovendo in alto o in basso a velocità costante, ma siccome è un sistema di riferimento inerziale è come se l'ascensore fosse fermo, quindi la forza elastica è uguale alla forza peso. Se invece vogliamo utilizzare la legge di Newton, otteniamo lo stesso risultato scrivendo forza totale uguale a ma. Adesso guardiamo dal punto di vista esterno, quindi stiamo guardando l'ascensore che sale o che scende. L'accelerazione non c'è perché l'ascensore e anche l'oggetto va a velocità costante in alto o in basso. Questa legge di Newton si riferisce all'oggetto. L'oggetto sale a velocità costante o scende a velocità costante, quindi non ha accelerazione, vuol dire che la forza totale su di lui, che è la differenza tra queste due, è zero, quindi vuol dire che la forza elastica e la forza peso sono uguali. Quindi 19,6 N è la forza elastica. Quindi abbiamo calcolato la forza elastica del dinamometro in due modi. Il secondo modo è con la legge di Newton. Accelerazione zero dell'oggetto, forza totale nulla, quindi le due forze sull'oggetto si equilibrano. Il primo modo era il principio di relatività di Galileo, mettendoci a guardare dall'interno del sistema di riferimento inerziale, cioè dall'interno dell'ascensore, tutto va come se l'ascensore fosse fermo e quindi queste due forze si annullano perché l'oggetto è fermo in equilibrio dentro l'ascensore. Ora vediamo che succede nel terzo caso, l'ascensore accelera in alto con 10 metri al secondo quadrato. Qui il principio di relatività di Galileo non lo possiamo usare più perché questo sistema, cioè l'ascensore, questo sistema di riferimento non è inerziale, perché la sua velocità non rimane costante, ma sta salendo, aumentando la sua velocità. Allora dobbiamo ricorrere alla legge di Newton, stavolta c'è l'accelerazione e quindi la forza totale non sarà zero, la forza totale è la differenza, come prima, tra Fe e la forza peso. Da cui ricaviamo la nostra incognita, la forza elastica, sommando la forza peso più ma. La forza peso è mg più ma, quindi mg più a. Facciamo i calcoli, g più a è 9,8 più 10 metri al secondo quadrato, quindi sono 39,6 N la forza elastica. La cosa era anche intuitiva, tutti sappiamo che se stiamo in un ascensore che accelera verso l'alto,
gli oggetti nell'ascensore pesano di più. Per esempio, se noi fossimo dentro l'ascensore sopra una bilancia, se l'ascensore accelera, la bilancia segna per noi un peso effettivo maggiore. E questo è confermato dal calcolo, perché in fondo il dinamometro è una bilancia e segna per l'oggetto un peso effettivo maggiore, non più 19,6 N, ma 39,6 N. Einstein, con la sua teoria della relatività generale, ha spiegato che nei sistemi di riferimento non inerziali, come questo ascensore che accelera in alto, si verificano effetti non inerziali simili all'accensione di campi gravitazionali. Si chiama il principio di equivalenza. Nel nostro caso particolare è come se si fosse acceso un campo gravitazionale all'interno dell'ascensore, quindi adesso mettiamoci a guardare da dentro l'ascensore. Invece prima, durante questi calcoli, abbiamo guardato da fuori. Mettiamoci dentro l'ascensore e abbiamo l'impressione che lì dentro ci sia una gravità maggiore. Infatti abbiamo un'accelerazione di gravità effettiva, per così dire, che non è 9,8 metri al secondo quadrato, cioè g, ma è 10 metri al secondo quadrato di più, 19,8 metri al secondo quadrato. Quindi come se nell'ascensore ci fosse un campo gravitazionale più intenso. Visto invece dall'esterno dell'ascensore, la gravità è sempre quella terrestre, ma vediamo l'ascensore accelerare in alto. Ecco, questo è l'effetto non inerziale, cioè l'ascensore accelera in alto visto da fuori. Visto dall'interno dell'ascensore non si vede l'accelerazione, si vede una gravità maggiore. Quindi quella che è un'accelerazione vista da fuori, quindi un aumento di velocità, all'interno dell'ascensore appare come una maggiore gravità locale. Questo è il principio di equivalenza. Gli effetti delle accelerazioni sono avvertiti all'interno dei sistemi non inerziali come se ci fossero dei campi gravitazionali più o meno intensi. In questo caso un campo gravitazionale più intenso. Infine, l'ultimo caso, consideriamo subito gli ultimi 2 secondi in cui l'ascensore, che andava a 10 metri al secondo in salita, rallenta e quindi perde questi 10 metri al secondo in 2 secondi. Per definizione possiamo calcolare l'accelerazione come di quanto è cambiata la velocità nel tempo, quindi la velocità è cambiata di 10 metri al secondo in 2 secondi. Metto in modulo perché sarebbe un'accelerazione negativa, in quanto la velocità diminuisce. Questo è solo il modulo della velocità, 5 metri al secondo quadrato dell'accelerazione. 5 metri al secondo quadrato, accelerazione rivolta verso il basso. Qui abbiamo il disegno che mostra la velocità prima, 10 metri al secondo, la velocità dopo, 0 metri al secondo, e la variazione di velocità che è stata negativa, perché è una variazione che è avvenuta verso il basso, una variazione di meno 10 metri al secondo. Se noi dividiamo questa variazione, sarebbe questa formula qua senza il modulo, questa variazione di velocità diviso il tempo che ci è voluto per far diminuire quella velocità, quindi diviso 2 secondi, otteniamo meno 5 metri al secondo quadrato, che è l'accelerazione rivolta in basso. Applichiamo di nuovo la legge di Newton e cerchiamo la forza totale, dove si trova la nostra incognita, che è la forza elastica. Possiamo procedere in 2 modi equivalenti. Se continuiamo a orientare verso l'alto, cioè a considerare positive i vettori che vanno in alto, allora la forza totale è la forza elastica positiva meno la forza peso. E però dobbiamo ricordarci che MA, quando scriviamo l'accelerazione, siccome è verso il basso, ci dobbiamo mettere il segno meno. Dopodiché ricaviamo la forza elastica, portando la forza peso di là, questa è la forza peso, e otteniamo 9,6 N. E giustamente è un valore minore rispetto a quanto segnava il dinamometro quando l'ascensore saliva o scendeva a velocità costante. È un valore minore perché tutti sappiamo che se l'ascensore sta salendo ma rallenta, tutto quanto pesa meno nell'ascensore. Se noi stiamo su una bilancia, ci sentiamo più leggeri nel momento in cui l'ascensore sale, ma non a velocità costante, sale rallentando. E questo infatti è confermato dai calcoli, perché il dinamometro segna un peso effettivo minore, non segna 19,6 N, ma per questo oggetto segna solo 9,6 N. L'altro modo è di orientare positivamente in basso i vettori, perché noi sappiamo che l'accelerazione è in basso, quindi potremmo
utilizzare il segno più per la forza peso, quando andiamo a calcolare la forza totale, e il segno meno per la forza elastica. L'accelerazione a questo punto viene positiva perché è rivolta in basso e abbiamo detto che in questo secondo procedimento i vettori orientati in basso sono positivi. Quindi cerchiamo la nostra incognita, la forza elastica, la portiamo a destra. Con la formula inversa troviamo che la forza elastica è uguale a mg-a, che è una formula simile a quella di prima. Prima avevamo ottenuto g più a, perché l'ascensore accelerava in alto. Adesso otteniamo g-a e sostituendo i valori di nuovo abbiamo 9,6 N. Allora possiamo interpretare questo risultato esattamente come abbiamo fatto prima, cioè ci mettiamo dal punto di vista dell'interno dell'ascensore, quindi dentro il sistema di riferimento non inerziale che sta accelerando in basso, e lì è come se ci fosse una gravità minore, una gravità che non è più 9,8 metri al secondo quadrato ma è meno a, quindi meno 5 metri al secondo quadrato, quindi una gravità di 4,8 metri al secondo quadrato, quindi come se ci fosse un diverso campo gravitazionale. Questo è di nuovo il principio di equivalenza di Einstein. Quella che dall'esterno è una decelerazione, in questo caso, quella che è una decelerazione dall'esterno, invece all'interno sembra una gravità diversa. Principio di equivalenza. Adesso vediamo i grafici, l'ultima domanda del problema. In funzione del tempo, questi 4 secondi, abbiamo prima il grafico della velocità che inizialmente è 10 metri al secondo e poi negli ultimi 2 secondi cala uniformemente fino a zero, cioè fino a fermarsi l'ascensore. L'accelerazione all'inizio non c'è nei primi 2 secondi perché la velocità è costante, dopodiché l'accelerazione è negativa, meno 5 metri al secondo quadrato. La forza elastica segnata dal dinamometro all'inizio è maggiore ed è pari al peso dell'oggetto, come se l'ascensore fosse fermo. Ricordiamo che era il principio di relatività di Galileo. Quando l'ascensore si muoveva a velocità costante era come se fosse fermo. Quindi è un sistema di riferimento inerziale e quindi il dinamometro segna quanto è la forza peso dell'oggetto. Invece, quando l'ascensore ha un'accelerazione, in questo caso rallenta, il dinamometro segna un valore inferiore. Cioè tutti gli oggetti nell'ascensore hanno un peso effettivo minore, pesano meno. È il principio di equivalenza di Einstein.